concerti e spettacoli, nuovo appuntamento in studio con noi sempre il nostro immancabile Robertone Gergo, disturbatore doc di concerti e spettacoli Eccoci, eccoci qua, siamo in studio. Eh? Cioè, ma Una sei tanto modo. poco disturbatore, eh? ma che è successo? Sei poco no. disturbatore? Come sono poco disturbatore? No, voglio dire, dai. Eh, perché dici questo? Cilindri, cose strane, non so. Sei no, così. dai, io. Sei molto più sono, sempre, sono sempre io, sono sempre io, cambio le maglie, le magliette e basta. Sì, quelle 25 eh. che è dello stesso a, modello. A parte, a parte le, le camicie, purtroppo eh. Il tempo non, non lo permette più. Hai ragione, pienamente ragione. Nuovo appuntamento con concerti e spettacoli, versione autunnale, quindi mi abbasso anche un pochino di tono per rimanere come te, un pochino più calmi, seria. Oggi parliamo di comunicazione. Sì, sì, è vero. E sono molto felice di avere questo ospite oggi qui, perché lei è, è come dire, la voce proprio della, della radio. Io vorrei però, la curiosità mia, prima di presentare la nostra ospite di oggi è, ma... Come hai fatto a convincerla? Cioè, perché ricevere una telefonata da te <ride> mi immagino effettivamente. che sia un po' traumatico. No, no, nel senso perché ecco, mi faceva molto piacere, mi faceva molto piacere. E, e poi anche perché, insomma, ci sono cose che. Che non posso dire comunque. Non vuole essere. No, ma non nel, senso, non nel senso che state pensando voi che siete maliziosi. Del, nel senso che ci saranno collaborazioni, stiamo lavorando a collaborazioni. Ma ah, pensavo che avevi giocato delle parti. No, so, no, no, collaborazioni, e quindi sai, poi alla fine dico: ma perché no? E, e allora sono dai. molto, molto felice che sia qua. Togliamo sto velo. L'ospite di oggi a Concerti e Spettacoli è Beatrice Silenzi Benvenuta ciao, Beatrice Ciao, grazie, grazie a tutti Grazie per aver accettato il nostro invito e per aver accettato l'invito di Robertone insomma lo so che riceverò una sua telefonata Adesso Beh, che sai, No, Sai che la cosa è che tante volte mi sono trovato io ne, ne, davanti a lei che, con, con lei che teneva il timone, il timone. E, e Adesso non vedi l'ora Io non tengo il timone diciamo, della trasmissione però sono sicuro che puoi venire, puoi venire fuori fare una puntata interessante perché ho diverse cosette da dirle e quindi ecco lei radio linea lo possiamo dire no sì, la radio insomma, sì, ecco sì. dove lavora insomma ha intervistato me ha intervistato Asia mia figlia quindi abbiamo lavorato con una cosa con, di famiglia diciamo. una cosa sì abbi <ride> e quindi abbiamo adesso... lavorato su, su diverse situazioni quindi ecco oggi mi piaceva averla ospite anche perché è un personaggio molto molto importante e perché anche da Diverso tempo, insomma, è la voce di Radiolinia nel programma della mattina, insomma. E, quindi... e infatti con Beatrice possiamo anche parlare proprio della comunicazione nella nostra regione perché eh, hai iniziato la, la tua carriera proprio con Radiolinia, quindi con la radio Mamma Radio, e poi eh, sei esplosa e ci sono delle, delle novità che riguardano questi ultimi periodi. Ma iniziamo da, dall'inizio, insomma. Eh, il tuo primo amore, quindi la radio? Sì, assolutamente è una. Un amore che è cominciato quando ancora ero all'università, quindi insomma risale veramente alla notte dei tempi. E quindi sono circa 30 anni che sono a Radiolinea e l'unica eh, azienda famiglia eh, che ho frequentato da questo punto di vista, quindi sono molto contenta di essere una presenza stabile. E sono giornalista e il direttore responsabile della redazione. Sono il conduttore radio-televisivo del mattino è stata un'esperienza bella, molto formativa, perché poi naturalmente la radio insegna moltissimo, la radio è veramente il punto di partenza secondo me di tante, di tante situazioni, anche quella televisiva, no? poi eh, ti insegna molto anche... Mh, di Vita, eh, ti insegna molto anche di, di esperienza, quindi credo che, che sia sicuramente stato fino adesso insomma, un grande percorso. Adesso volevo, volevo un attimo, vedi, dopo dici: che non sono un disturbatore, No, ma no, tu aspetti eh, che prendo fiato però c'è. Non ho capito, io, che sto a fare qua? Vuoi dire che pettino le bambole? Non, ho neanche, non ho neanche i pettini perché. Come <ride> non ti serve. <ride> non ho, non ne ho bisogno. Comunque, detto questo, adesso ti, fa, ti apro una piccola parentesi. Quando io ero piccolo. Mia madre mi E racconta... questo risale a molto <ride> prima dell'alba dei tempi, volevamo sottolineare. Preistoria dici? Ruota? Ma... Vabbè, ferro? Può essere. Ok, andiamo avanti. Quando ero piccolo mia madre mi racconta sempre che mi mettevo con un cartone, <ride> dentro un cartone, con un, tagliato un, un riquadro tipo a mo' di video e da dentro facevo signore e signori, eccomi. facevo il conduttore televisivo. Arriva la domanda che voglio farti. Tu invece come, come sei arrivata diciamo, a, a sentire insomma, questa vocazione? Questa... Sono arrivata più o meno come te, però a 12 anni quando facevo la radio per conto mio, con due radio, e registravo la pubblicità, registravo le canzoni, registravo le rubriche, perché mi piaceva, trovavo questa cosa molto, molto particolare, dico ma se, se la sento perché non la posso anche fare io? E quindi è stata una cosa che è cominciata veramente prestissimo, poi in realtà invece da lì a fare la radio vera e propria insomma è stata sarà tutta un'altra situazione, però credo che questi imprinting siano estremamente soddisfacenti. <ride> insomma, uno può utilizzare, che ne so, in questo caso anche per fare il cantante, no? mi viene in mente il mortaio con il quale si pestano normalmente È le spezie, no? qua... oh, e quello no? si può utilizzare per, anche microfono oppure la spazzola, che a te anche non nel serve. Nel no? mio caso, con lo specchio davanti, insomma, che ti metessi <ride> Con la spazzola, te... con la spazzola. No. non ti serviva. La non c'avevo neanche la spazzola. Anche Io questi risalgono a... Ti posso dire, ti confesso una cosa, che facevo le prove da cantante con il... cosa della tenda. Ah ecco, anche, anche giusto Col filo No, no, no c'era ehm, una cosa di legno del filo Ho della capito, tenda capito, però il filo era attaccato Sì certo, al, ovvio, quindi al, era quindi, un cioè, anche Eri microfonata proprio eh, certo <ride> Anche io quante volte, mamma mia Che spettacolo Quindi è iniziata così la tua, sì. mh, il tuo primo input con, con la radio Poi ovviamente hai mh, avuto la fortuna di incontrare di, sul tuo percorso radiolinia, Perché in tanti parlano della, della nostra come una regione che da questo punto di vista dà pochissime opportunità? Beh, comunque in generale, insomma, le radio sono veramente diminuite tantissimo eh, dagli anni 90 in poi, quindi insomma anche trovare poi una radio che, che così oggi possa accogliere un ragazzo che abbia voglia di, di fare questa esperienza non è facile. E normalmente. Eh, oggi si chiede almeno un po' di esperienza eh, per poter iniziare a fare questo percorso, perciò chiaramente è una cosa che diventa sempre più difficile. Peraltro, non ci sono scuole che insegnino a farlo, quindi eh, sì, non è... è un po' dura. Ecco. E tu, Bea, come ti sei presentata a Linea? Suonando il campanello, <ride> classico, ma cioè suonando... questa è una battuta. No, no, suonando Suonando il campanello dicendo: Io vorrei, vorrei fare questo, questo mestiere. E, e trovando dall'altra parte, chiaramente, due persone che, che mi hanno comunque detto: Va bene, non c'è problema, vieni pure eh, così quando vuoi. Eh, quando hai del tempo, e da lì tutti i giorni io. Remo ero presenza, e Marco, che salutiamo assisto. ovviamente. Sì, sì. sì, I sì, due editori che sono Remo Mariani e Marco Adami, e naturalmente io, eh, così loro ignari secondo me di questa cosa, non si sono resi <ride> conto subito di una roba di questo tipo. Quindi mi hanno detto, ma sì, dai, quando hai tempo vieni, e da lì. Veramente presenza fissa per. Uh, Ma almeno dimmi una un buon, cosa: un buona sei, arrivata, sei arrivata e hai portato anche un'idea? Cioè, uno, che ne so, una trasmissione? No, un no, no, no. No, no, no. È una no, domanda no. che alle donne non si fa. <ride> ah no? Ma no, no. la fare, tranquilla. Perché quando una donna arriva anche. Ti ha detto, c'erano i due editori, quindi donna porta sempre qualcosa di diverso? <ride> gelo totale J il calò <ride> il silenzio ah, vabbè che c'entra dopo, dopo vi lamentate se, se, se il sessismo queste storie qua non perché c'è quel quid, dai, quid. Su, dai. <ride> beh e però, però bisogna dire che effettivamente la radio è magia cioè, Apprezzo, chiaramente qui è uno studio televisivo davvero molto bello e particolare, quindi mi piace molto stare qui. Tra l'altro, voi siete fantastici. Eh, ma eh, la radio è, è un'altra cosa, è un'altra atmosfera, quindi la radio è solo voce e, e è magia proprio per questo. Vero. Poi Conferno. della radio, la cosa bellissima ai tempi, non adesso che c'è ovviamente la possibilità di vedersi anche online, era di associare un volto alla voce. Sì, c'era quella cosa che si facevano sì. scommesse poi quando ti vedevano in pubblico fa... ma io ti immaginavo diverso <ride> sì. ma proprio un'altra persona quei, quei giochi così erano eh, molto mi è, belli mi è capitato frequentissimamente sempre però con le stesse caratteristiche cioè questa deve essere molto alta <ride> sì. adesso ti confido un segreto guarda ti confido un segreto anche a me piacerebbe molto fare radio forse tra le tante cose che ho fatto la radio è eh, una di quelle che, al quale non mi sono mai avvicinato, eppure, dietro consiglio di tante persone, eh, mi hanno detto: Ma guarda, che con la voce tua ci potresti anche stare. Eh, quindi, Marco. Eh, Remo, ve lo faccio un appello, no, trovatevi no, un posto no, che sia... No, no, per favore, no, no. no dai. Vabbè, Guarda, dai, almeno, almeno con perché la Perché pure io sono aspetta... bisognoso. Se Ma se... no, mi aspettavo no. una puntata seria. Ma io no. ho un'idea, va bene, allora, visto che sono uomo, visto che sono maschio, ho un'idea. E già lo fu. Eh beh, di nuovo, calorifero, no? Perché spieghiamo un attimo a Beatrice che in ogni puntata il nostro disturbatore cerca di portarsi a casa qualcosa, non so. Ospiti eh, qualcuno oh, posso che fa biscotti, lui vuole portarsi a casa il Ospiti qualcuno che fa i biscotti, lui vuole portarsi a casa il dolce. Ospiti qualcuno che fa il vino, vuole portarsi a casa la. Volevo capire cosa. No, faccio. come vabbè, concetto ma non, è... non è propriamente sbagliato, però come? Dicevo, come concetto non è propriamente sbagliato, però no per vedere vabbè. se ti porta a casa lei esagerà sempre. No. Lei esa Sono sempre. rimasta anche nel limite, in effetti. Comunque, a partire dalla radio, poi la tua carriera ha proseguito e, mh, dicevamo, ehm, ti sei orientata anche verso la televisione. No, non mi sono orientata, nel senso la televisione è entrata a radiolinea e comunque ci sarebbe <ride> entrata, quindi insomma, non è stata una scelta. È stata, eh, ti non... sei trovata in televisione? Sì, esatto. E quindi è stato un po' traumatico, devo dire, e, e forse per certi aspetti lo è ancora. E, beh, perché dicevamo prima che la radio è magia, allora eh, uno, no? Seguendo il tuo filone, che uno si immagina così, però non si immagina che, per esempio, le persone possano andare in radio completamente struccate, tranquille eh, con, con la tuta da ginnastica, cioè capito? Una roba molto sciolta, tranquilla. E invece, in televisione, no? c'è un'esigenza insomma anche d'immagine, quindi trucco parrucco, poi io inizio alle 8 del mattino quindi eh, Va da sé sì che, insomma, è chiaramente eh, tutto inizia molto presto il troppo, mattino, forse troppo, il mattino inizia molto presto a casa. E, quindi, sì, insomma, in realtà è una radiovisione e quindi c'è la, la possibilità di vedere la radio attraverso gli schermi televisivi eh, del digitale terrestre, e ovviamente anche in streaming. È un'esperienza diversa, chiaramente, ma noi comunque continuiamo a fare la radio, anche se ci sono le telecamere, ecco. Ma tra le due, tu che hai vissuto gli anni belli della radio e quelli di oggi, qual è il tuo amore? No, sempre comunque la radio. No, no, non c'è proprio... Non c'è confronto. Non c'è confronto e eh, no, non, non c'è storia. Però sicuramente la radio è evoluta in una maniera vertiginosa cioè negli anni e quindi in 30 anni effettivamente le cose sono cambiate in maniera radicale, se, se prima c'era anche la possibilità di avere delle situazioni un po' più locali, certamente un po' più territoriale, la radio era forse un po' più tua, insomma te la sentivi anche un po' più vicina a te, oggi ogni radio è equiparata ad un'altra, è difficile cogliere le, le differenze. E poi ovviamente la rete ci ha reso fruibili. La rete rende fruibili moltissime emittenti. Il problema è che la web radio ha un grosso limite, una grossa criticità, che è quella che se non conosci il nome della radio non la raggiungerai mai. Mentre l'FM ti consente comunque alla fine, per di forza di cose, di arrivarci, <ride> di arrivarci. Eh, insomma, quantomeno perché ti sposti. Se ti sposti in automobile oppure insomma, se cerchi tra le frequenze, trovi probabilmente la radio. Un modo di arrivarci si trova. Sì. Si trova. E poi parliamo di te perché in questo periodo che ci ha tenuto bloccati un po' tutti quanti, ti sei reinventata, come diceva Robertone prima, sei arrivata in radio e hai portato un'idea e hai avuto un'idea. Ok, ho avuto un'idea. Sì, ho avuto un'idea perché purtroppo la pandemia ha creato veramente grandissimo disagio a tutti. Eh, abbiamo pensato in prima battuta di fare un tipo di informazione differente attraverso Radiolinea, cosa che poi è risultata essere un po' più complicata del previsto. E al punto che insomma, eh, ho mh, preferito spostare questo tipo di informazione che è meno attinente alla, alla radio, eh, diciamo dove sono, eh, ma è molto più attinente a un canale di libera informazione, quindi c'è un sito che ho creato che si chiama Fabbrica della Comunicazione e naturalmente un canale su YouTube dove ci sono tantissimi personaggi che possono parlare delle situazioni, delle problematiche, di attualità, insomma, di quello che stiamo vivendo. E tutto questo in orari stabiliti oppure lo dico per chi ci ascolta? Chiaramente. Beh, c'è un video oppure... al momento, al mattino alle 7, ogni due giorni. E mm. Prima era una cosa più capillare, era tutti i giorni, ora invece mi, mi sono... Diciamo così, data un po' più di respiro, perché poi chiaramente ho altri progetti, altre cose che sto portando avanti, quindi eh, è, è più difficile da, da gestire. Quindi eh, insomma, mi hanno proposto delle collaborazioni con le università per corsi di comunicazione, sto cercando di seguire anche dei progetti sulle dipendenze. Quindi eh, poi. Diciamo, la vita ti porta anche. scusami, nuove dipendenze cose. da video? No, no, dipendenze. No. Dipendenze, 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 sì, ah. eh, anche qui è un altro progetto che ho che si chiama Liberi dalle dipendenze. Eh, anche questo è una, una delle cose che, che mi frullavano in testa già da molto, perché qui però è complice la mia formazione di studi. Io sono laureata in giurisprudenza quindi. Con una tesi in tossicologia forense, ho preferito diciamo, portare avanti questo, questo bagaglio, qui in questo senso quindi per la serie, quando si fanno dei percorsi di studi che poi arrivi in radio e dici: ma che ci ha azzeccato fino adesso! e poi vedi che ritornano, ritornano sì, fuori in futuro. Sì, assolutamente sì, secondo me è una cosa molto, molto bella il fatto di poter integrare tutte quante queste cose che tu magari così in un primo tempo le vedi come a sé stanti, invece no, eh, di fatto hanno invece un percorso e poi si ritrovano, no, quelle cose che esatto. si possono, per dirla... Con una canzone fanno dei giri immensi e poi ritornano, no? Ecco, esatto. cosa è così. Infatti proprio formazione a 360 gradi che coinvolge un po' tutto e fa la crescita, la crescita personale. Ma la nostra regia potrebbe mandarci, iniziare a mandarci il contributo che ci hai portato, che sì. poi commentiamo insieme, che riguarda un altro tuo progetto. Sì, eh, questi, mh, questo video che io ho lasciato in realtà è un po' la summa di tutto mm -hmm. quanto quello che io ho fatto in questo tempo al di là di Radiolinea, chiaramente. E quindi eh, questo è il discorso di Fabbrica della Comunicazione attraverso prima il mio sito mm -hmm. eh, che è appunto BeatriceSilenzi.it, eh, dove c'è un po' diciamo quello che, che sono, quello che faccio, il libro che ho scritto l'anno scorso. Scrittrice, è, questa proprio, guarda. Il pensiero degli altri si chiama, un libro che raccoglie un po' tutte quante le, le impressioni, le cose che sono capitate durante il 2000 in maniera particolare, 2020-2021, scusate. E... Parliamo quindi del fantastico periodo il che ci siamo trovati a vivere tutti. Il fantastico non Ma fantastico. Il libro di periodo. che parla, scusami, non, non ho ben capito. Allora, il libro si intitola Il pensiero degli altri e eh, è, cioè, è diviso in due parti intanto. C'è una prima parte in cui ehm, prendo in esame tutti gli aspetti critici di quella che è stata la situazione dell'emergenza in generale. Mm. E, mh, nella seconda parte invece ci sono delle interviste che ho realizzato con alcuni dei personaggi che mi hanno accompagnato e ancora insomma, vengono intervistati da me in Fabbrica della Comunicazione, con una eh, prefazione di Pietro Ratto che è una persona estremamente carina che insomma, mi ha eh, spinto a fare questa, questa cosa. E sono sicuramente delle interpretazioni eh, di quanto abbiamo vissuto sotto vari aspetti, l'aspetto giornalistico, l'aspetto sanitario, eh, quello economico, quello giuridico: quindi è un po', ehm, così, un po una summa di quello che, che abbiamo vissuto e di quello che in realtà ancora stiamo vivendo. Ecco, ricollegando quello che dice lei: se avessi portato un libro me lo portavo a casa e me lo leggevo. No, però nel senso. <ride> ma, quando, ma non è vero, ma, ma non leggi. No, lo <ride> avrei... non <è> vero, lo <ride> ma l'avrei tu... presa, l'avrei presa. La ma, ma, scusa, eh, voglio dire, ma ma anche chi... me lo rivendevo davanti ecco, alla pun... chiesa. Punta, però adesso, cioè... No, però adesso a parte gli scherzi, <ride> ma. cioè per scrivere un libro, che questo è veramente un grande sogno, anche io, tutto il rock and roll vissuto in 30 anni miei, di date ovunque, eh, si, avrei, diverse persone mi, mi ma hanno... Ma non hai cominciato a scrivere? Cercato, qualcosa? Sì, ho iniziato, ho iniziato, ho iniziato, è vero, però eh, la mia è un'intelligenza molto ristretta. È ora e un diario non, nascosto, molto eh, nascosto. No, ma è anche scritto... Quindi magari potrei chiedere a qualcuno che sta qua dentro... Se mi aiuta, a... no. Così adesso, una persona. No. Cioè, vorrei dirti che oggi stai veramente rassantando. Sto sì, ra raschiando tutto il certe cose che hai chiesto, tre, sì. Cercone <ride> di C'è ancora bottarmi, tempo, ancora tempo no. per la quarta, e anche la quinta, direi. No, però a lei volevo chiedere in realtà: ma come si arriva a scrivere un libro? Cioè, quando dentro senti di avere tante tante cose da dire oppure un flash che. Che insomma, dopo tanti anni di carriera, anche a te, oppure proprio il problema, diciamo, del Covid che in qualche modo ha, come si dice, ha, ha eh, tracciato un, un, un solco nella nostra vita, insomma nelle, nelle abitudini della nostra vita, e quindi ci ha reso meno liberi. Credo che sia un po' di tutte le cose che hai detto, ma soprattutto avere tante cose da dire. Avere eh. tante cose da dire e avere l'esigenza di scriverle e l'urgenza di farlo in quel momento. Quindi ci ho messo un mese e mezzo a farlo. Mazza, a, pochissimo. Sì, a scriverlo. E l'ho dedicato a mia figlia perché mia figlia è una ragazza che come tanti si è trovata a suo malgrado a vivere in una situazione come questa, con tutte le limitazioni eh, di una segregazione a casa e tutto il resto, che quindi ha vissuto eh, insomma con, eh, con un po' di difficoltà. E quindi, soprattutto, i nostri ragazzi hanno, hanno subito le, le cose, le conseguenze peggiori di queste cose perché se tu sei adulto, comunque riesci a gestire. Eh, il tuo vissuto, le tue emozioni eh, il tuo lavoro in un certo modo e invece se tu sei un ragazzo insomma hai bisogno invece di qualcuno che ti conduca e allora infatti il, la premessa di questo libro è che noi lo stiamo facendo per i nostri figli cioè stiamo battendo una battaglia molto per i nostri figli è vero, la categoria secondo me che ha subito più di tutti è vero sì. A parte il lavoro, chiaramente, eh. perché il lavoro inutile parlare, sì, poi abbiamo no, subito tutti e anche adesso insomma, stiamo, stiamo ass con grande difficoltà, assolutamente, assolutamente, poi io sono in questo ambiente di musica e spettacoli Beh, qua siamo so freschi, che voi, insomma, <ride> questo, è un, questo, questo è come un freezer, del, del, cioè qui siamo freschi qua sì. dentro, non, cioè quando si entra qua dentro sì. si gettano sì. via sì. i pensieri negativi sì. e, e ci ritroviamo qui ogni qualvolta a comunicare con le persone persone insomma che hanno Fantastico. il nostro Guarda, modo di vedere la vita in questo momento ma dura troppo poco <ride> scusate. Chiederemo una puntata. Una puntata Dovremmo fare in un giorno praticamente 48 puntate <ride> 24 ore mezz'ora ogni puntata. Ho capito un attimo di respiro tra una puntata no, e l'altra magari riusciamo eh no, a crearlo. no 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 <ride> Ma a livello di comunicazione, Beatrice, se dovessi consigliarlo ai ragazzi, perché oggi, mh, avevamo detto prima, mh, è difficile che ti insegnino a fare radio. Mh, e invece adesso, nel tempo, soprattutto negli ultimi anni, escono fuori corsi universitari, master, che ti, eh, per chi vuole entrare in questo mondo. Nel giornalismo dici? Sì. sì. Ai ragazzi di oggi, tu che cosa consiglieresti? Di suonare il cetofono di una radio? Anche piccola che hanno nella loro allora, città. Se cioè... uno ha il desiderio di fare il giornalista deve seguire un percorso completamente diverso rispetto a quello del conduttore radiofonico. Cioè io sono diventata giornalista in radio, ma è un percorso un po' accidentato, nel senso che eh, di fatto la radio ti consente di diventare conduttore e, eh, e naturalmente eh, così, autore se vuoi. Eh, quindi sono due cose completamente diverse. Se uno ha voglia di fare la radio, sicuramente può suonare in una radio <ride> piccola <ride> e cercare di fare Perché un po' di esperienza. guardate a me, esatto, non ho capito. Magari <ride> so okay andare no. <ride> ecco, se vai a radio e suona io già ho il contratto so. e fa quando devo andare a firmarlo ah già è pronto sì beh se hanno capito ma no io, io parlavo eh. di ragazzi ovviamente no eh, ragazzini. Ecco. e qui è smontato <ride> ma, smont ma di si è integrato praticamente tutto tutto però, parlo di ragazzi, però vabbè. Effettivamente, effettivamente questo è un sogno molto bello se uno ce l'ha è giusto che lo porti avanti comunque un corso di edizione un corso di inglese sono sempre ben accetti, oltre al fatto di avere una buona cultura generale, quindi proseguire sempre nel corso di studi il più possibile. Eh, questo vale per tutto, sia, cioè io credo che debba valere un po' per tutte quante le categorie di lavoro, in maniera particolare per chi ha un rapporto nella comunicazione. Eh, se invece uno vuole fare il giornalista, come dicevi tu, ci sono delle scuole eh, attraverso le quali si può accedere. Eh, mi aspetto che ci siano giornalisti che lo facciano nel modo migliore, con senso critico, eh, con intelligenza. E questa è una cosa, diciamo, importante da sottolineare. Sì, da sottolineare. <ride> perché mh, così giusto, occhio e croce, non sempre è propriamente così. Infatti, io sono dell'idea che nessuno ti aiuterà a crescere per, per, proprio per. e non ti insegnerà neanche tanto, perché comunque ha paura. Ma sentimi che la crescita è personale. Appunto. No, se sei bravo, io arrivavo alla conclusione: se sei bravo, devi tirare fuori il tuo. Sì. Perché altrimenti non ti insegneranno, cioè, ti insegneranno quello, quelle quattro cose che trovi ovunque. Ma sai la, cosa, la cosa bellissima del, di muovere i primi passi anche in una radio piccola, secondo me, è per chi vuole sperimentare, è di rubare con gli occhi. Perché? indubbiamente, lo diceva sempre nonna, vedi, <ride> e vale per tutti i mestieri, Madonna, vale per tutti guarda. i mestieri ma soprattutto per quello di rubare con gli occhi è per vero, capire un po' e soprattutto di ascoltarsi, sì, sì, ascoltare molto, poi tu lo sai insomma, ma, no, no, di ma, radio io, ma infatti, devi ascoltare tantissima musica, a me guarda Beatrice, mi hanno chiesto in tante persone di insegnare, no, il portamento, No, scusa. Il portamento sul palco, po la presenza scenica, la, uh, can, cioè, cantare. Dico, ma, cioè, ma, ma <ride> vi rendete conto chi ci avete davanti? No, vorremmo se... conoscere. Me ne puoi portare ospiti in studio? Gente? Quella, quelli che ti hanno detto che tu Guarda, dovresti fare il portamento, <ride> no, portamento. Di presenza di... sul Forse palco Forse mi sono spiegato male, amici. <ride> portamento era presenza scenica, era perché quando una volta, capito, pesavo qualche chilo in meno, qualche etto. Quindi ritorniamo sempre al tempo sì, della ruota. Sempre alle mele, tempo ah, delle mele, quegli anni lì. Allora, in vita. vabbè. Dai. Speedo, no, però per dire, io non. No, no perché secondo me, io direi per, come insegnamento a persone che vogliono iniziare la musica, che, che, è, il mio, che è il mio settore, direi prendete lo strumento. E andate, cantate sotto la doccia e in mezzo alla strada cioè dovete cantare dovete eh, abituarvi a, 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 a tutte le tipologie di pubblico tutte le tipologie di persone soprattutto agli insulti perché è importante ti devi preparare ad essere insultato perché se riesci a essere insultato in una maniera positiva no, vai avanti puoi essere anche suonato positivo. poi alla fine alla fine quando hai determinazione alla fine arrivi, perché quando una persona ha determinazione, secondo il mio passato, perché io, io non ho studiato musica, canto, niente, e bene o male si vede. Cioè non è che... <ride> dopo questo Dove... fantastico spot e perla di saggezza, fortunatamente io è rimasto un minuto. Sto cercando una persona che prenda il mio posto dalla prossima puntata. <ride> sì, perché mi vergogno dopo di tornare. Si vede. <ride> Detto, detto da, da Beatrice, ecco, hai portato a casa qualcosa anche questa puntata. Un minuto per salutare Beatrice Silenzi, comunicatrice a 360 gradi. Sei partita alla radio, poi ti sei ritrovata in televisione. Hai creato la tua pagina web, il tuo, la tua pagina di informazione e hai scritto anche un libro. Altre sogni nel cassetto? Eh, sto ultimando un altro libro. E... Hai sentito? E... E sto... <ride> e io lo so: è quello che sta per dire. E... Avere una trasmissione con Roberto Guerr. E vorrei tanto avere una trasmissione. No, ma scusa, con tutti e due. No, non ho capito dato no, no. che sono qua. Le farei vivere un, farei cioè, un devi, po' il backstage con Roberto <ride> Vi porterò con me <ride> nel cuore, nel cuore, quelle cose vi porterò con me esatto. cuore, <ride> che... nel cuore. dicono tutto, e è meglio non dire altro. Scusateci, Grazie. scusateci, oggi Grazie. è stata una bella puntata però eh, io mi sono divertito, che devo fare? Eh, Anch'io. Cioè, mi dispiace. Sì. No, no, vi ringrazio entrambi. No, non no, sai che dopo questa puntata cancellerà il tuo numero dalla rubrica <ride> oppure ci metterà indesiderato. <ride> ecco, quindi Black anche East. chiamo. chiamo. <ride> perché lei se poi ti deve chiamare ti può sempre chiamare. E pensa che invece saremo colleghi da, da domani in poi pensa. e loro pensa. lo sanno. <ride> Siamo arrivati a 5 richieste nell'arco di una puntata, abbiamo battuto... Qualsiasi tipo di Guinness dei primati concerti e spettacoli. Grazie, per grazie a silenzio. voi, grazie, grazie aver accettato voi, grazie il nostro invito. Grazie, Beatrice. Grazie, grazie, Robertone, Disturbatore fino in fondo come sempre. Oggi ho dato il meglio, mai. il meglio di me <ride> Sì. Però se potete andare avanti col telecomando... Sì, che magari fino alla fine volta. della puntata. Manca un secondo, grazie di essere stati con noi. L'appuntamento con concerti e spettacoli è per la prossima puntata. Immancabile il nostro sito internet, il e spettacoli.it e la nostra pagina Facebook a vostra disposizione per sapere quello che accade in studio e fuori dal nostro studio. Ovviamente c'è anche il nostro canale YouTube con tutte le nostre puntate.